Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Il mattino loro in bocca, poi c'è ora di mangiare. Pomeriggio fai merenda e la sera arriverà. Buonasera, buonasera, due volte, sai perché? Raddoppiare cose buone, certe volte meglio è. Amici della TV, amici dei social, vi auguriamo buonasera, buonasera! Due volte! Oggi ho voluto sfidare le leggi della fisica mettendo una camicia molto, molto stretta, tira tutta però alle cuffie, alle cassette, che vuoi. È bellissima, è bellissima, guarda che camicia che c'è. No, perché noi siamo partiti dalla radio, no? Poi siamo arrivati ai social e poi siamo approdati in TV e continuiamo ad essere su internet. Certo. Dove? Sulla pagina Facebook, buonasera, buonasera, ah, no. E su Instagram, buonasera, buonasera, due volte. Musica! Questa sera è festa grande, poi scendiamo in pista subito. E se vuoi divertirti, vieni qua, ti terremo fra di noi. Che finisca l'ossigeno dentro la mia camicia, io inviterei la nostra prima donna, Roberta Amato. Grazie. Grande, grande, dammi il 5. Ma che modo è? Ma che cos'è? Questi mezzucci fai? Che fai? Mi hai inquadrato quando facevo il delizio. E rifallo, aspetta, rifacciamo. Che mossa faccio! Enjoy Chaotic, non sei nessuno! Ma smettila, lasciala stare, vatti a sedere, vatti a sedere. No, perché oggi abbiamo un argomento molto molto importante, no? Siamo alla prima settimana di programma, è un po' il nostro primo appuntamento, quindi noi vi chiediamo, ma voi, quando avete avuto il vostro primo appuntamento, come siete andati vestiti? Eleganti? O casual? Casual è un termine degli anni 80-90 che ci piaceva riprendere. Anche, no? Anche se ora c'è il casual elegante. Ma c'è anche l'infrasciamation, cioè, che è una cosa, un'alternativa che non sai. Per esempio, io mi chiedo, caro Gianbirtone, al primo appuntamento, il tuo buon vestito, per esempio, ce l'hai ancora quella giacca dei Pooh, quella damascata? Che con i colleghi? Come no? Non so se mi entra, ma ancora ce l'ho. Ecco, sicuramente la musica di accompagnamento è quella dei Pooh per te, per esatto. Il primo appuntamento, così abbiamo una canzone che ne so, Giulia si sposa, che sorpresa, bello, uno straccio che... mai, tutti ai tuoi piedi. No, però al primo appuntamento si sposa, un augurio. No, ma perché di buon augurio? Una cosa leggera, cioè, farla scappare. Però praticamente è importante come anche la location, giusto? Il mio primo appuntamento, sì. Sai dove l'ho portata? La dove mia l'hai lei? Portata? Domani Naro. No, a mangiare carne di cavallo. Ah, una cosa di un certo tipo. Un certo una livello. Sciccheria, una sciccheria, perfetto. Sì. Però voglio dire, ha funzionato. Bravo! Come sai fare tu? Al primo appuntamento, perché lui è spregiudicato. Ma non illuderti, che io non... No, fai. Come, okay. No? Come sai fingere? Se ti fa E qui, ma che c'entra con i Pooh? No, perché poi nel frattempo i Pooh gliel'ho messi come contorno, capito? Ho capito. Suggellare il cavallo. Pooh! Incucchiamo i Pooh! Noi abbiamo questa mission, questo compito. No, che c'è? La carne di cavallo. Parliamo dei Pooh, la carne di cavallo. No, abbiamo questa mission, questo compito molto importante, cioè cercare di convincere i Pooh a tornare insieme. Che... magari, non l'avevo capito. Magari con una carne di cavallo, una polpetta, una cosa. Esatto, a, ma poi c'è anche, capito? Sì. La situazione, perché i Pooh, cari Pooh, voi lo sapete, sempre Aldo.
051 11 11. Perché sì, comunque Pooh, sai sì, quanti figli hanno fatto fare agli altri? Perché? Perché con le loro canzoni si facevano molto vibrare, esatto, le corde dell'anima. C'erano quei sedili delle Fiat Ritmo che erano... Ma tra le canzoni, no? Guarda che bello, impugniamo i Pooh, perfetto, proprio così, in un certo modo, fate le cose bene. Ma che ti devo dire, molti sedili, perché le loro canzoni, che ne so, se io fossi in me ti trascinerei su questo letto. Ecco, cose sempre rassicuranti. Perché... Insomma, perché ogni loro canzone voi le avete scritte, l'amore fedigrafo, l'amore misto, l'amore tutto che le hanno scritte, quindi ogni anno c'era un amore diverso. Io non ci ho capito niente. Sì, cucchiamo i Pooh. Tornate insieme, cari Pooh. Vabbè, parliamo di cose serie. Perché Agnese Maugeri, dall'alto della sua giornalisticheria, che mi ha cercato? Mi ha cercato una cosa, cos'è? Armoniterapia? Armocromia. Che perché quando uno si veste, non è che si può mettere così delle cose a casa, a cozzare mia nonna, i colori. Io lo so che è una mezza parola, cioè, mia nonna diceva, non ti vestire alla minchia fa tu. Era un metodo un po' così. Così, ma abbiamo capito. Sì. L'armocromia è la scienza che studia quale nuance, quali colori stanno bene col tuo colorito, col tuo incarnato. Addirittura con la carnagione. È nata in America, è una consulente di immagine nota in Italia che si chiama Rossella Migliaccio, l'ha portata qui da noi. Bello. Lei spiega che ogni colore della pelle corrisponde a una stagione, estate, primavera, inverno e autunno. Ci sono dei colori più intensi, meno intensi, più forti, più freddi, più caldi, che vanno bene col tuo incarnato e che quindi giusto scegliere in questa palette di nuance i colori che stanno bene a te. Ma come per fa la palette di nuance? Ma che corsi hai fatti? Make-up artist. Vabbè, dico, chi è olivastro si mette un caffiso addosso. Chi è olivastro? È un po' più... Ah, vedi, guarda, ci abbiamo... Quello è l'autunno con carino. Sofia, sì, Marilyn brava. È primavera. Odri è inverno e poi c'è l'estate che però non si eccola qui, belli sopracciglia Audrey Hepburn. Vai, vai, ma che c'è? Lei estate. Ma che considerazioni sono? Scusa. Vabbè, io direi che a questo punto tu sei andata a chiedere alle persone cosa è esattamente. Se seguono l'armocromia. Ah, pazza. Armocromia, la conosci? È saper abbinare i colori in base al proprio viso, alla carnagione. Il mio c'è il viola. E qual è il tuo colore preferito? Rosso. Il nero. Il nero? È un mood proprio. Mi piace molto, anche se penso che non rispecchia molto la mia carnagione, perché comunque è una carnagione olivastra, quindi il nero non mi dona moltissimo, però anche il beige, il marrone. Il rosso mi esprime forza. Anche energia che io emano agli altri e anche incamero io questa energia e poi il rosso dell'amore. Il rosso della lava, l'Etna. L'Etna pure, certo. No, non so che cosa è. Sì. E lo indossi, ti vesti di rosso? No. E per vestirti cosa usi come colori? Un po' di tutto, veramente. Tu invece? Mi piace l'azzurro. L'armocromia. Un'armonia con i colori. Esatto! Oh! Sono una Sherry! Se qualcuno di voi desiderasse sapere come ci si veste in armocromia, c'è un negozio che è il nostro sponsor, del quale ci parlerà Roberta Amato! Applauso! Grazie, brava Roberta! Grazie. Brava Roberta. Oh. Perché c'è questo famigerato negozio, come si chiama? Leva e metti. Un titolo, no. Robbi a cosi scassi, che ti metti una moda e a poietti. Sì, non è proprio una bellissima pubblicità, però ci vediamo. Prezzi piccoli piccoli che i cinesi in confronto parano Yves Saint Laurent. Che cosa abbiamo? Vabbè, che cosa abbiamo? Sì. Lo vuoi sapere? Non essere aggressiva. Sì. Cardigan. Cardiat, cardi suggi, che brutta cani, cosa. Gatti suggi, tutto. Sciarpe di scialpi. Beh. Sì. 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 Contenta pure. Refugi.
Sì, anche se si va. Sì. Perché lo sponsor è lo sponsor, esce i soldi. Esce i soldi. Penne, fucili d'occhiali, sì. Maccheroni, fucili d'occhiali, fettuccine, fucili d'occhiali, tagliere, décolleté, liberté, fraternité, égalité, Loredana Bertè, leva e metti, uomo, donna, bambino, mensetà, cariatidi, carusidi, adolescenti, milf, cougar, granny, per tutti! Cariatidi non è proprio un complimentone, no, comunque. Lontano che c'hai i budini. Coppole da su Vicenza, no, maglie no. Della salute, ecco, maglie del mi sento così così, maglie per uomini con la febbre 37 e 2, Castana Moreno, maglie di calcio. Scusa, ma che ci fa quella mia foto di mille quando anni? Quando si parla di eleganza. Ma quel taglio di capelli assurdo. Vabbè, continuiamo che ce lo sposo. Maglie delle squadre più importanti del mondo. Bene. San Cataldo Calcio, Pro Favara, sì. Sport così Club così. Palazzolo, Real Siracusa, Belvedere, AC Catena Calcio 1963, GLFC. Con tutto il rispetto, ci sono squadre un po' più importanti. Comunque. Bravi, bravi. Noi chi saremo? Sì. Camicia alla coreana, coreana del nord e coreana del sud, tutte e due. Maglie in cotone e addirittura Ducotone. No, non c'è questa. Maglie firmate, Giorgio Armadi, Christian Tosar, Alfiero Parrini, borse griffate Suggi, giacche da camera, giacche da salotto, giacche da corridoio, giacche da bagno, giacche a mezzotempo, tutto il tempo. Già che ci siete, compratele. Mi è arrivata la battuta, perché ora ci sono queste qua, guarda, già che ci sei, già che è successo, già che è capitato, già che di tutti i tipi, scaldacollo, scaldamane, scaldombilichi, scaldatendine rotuli, scaldarotule, scaldatemori, scaldaclavicole, scaldacatinazzino cordon, ginanghi, aricchi, tavoli petto, panza, uredda, uclamma e scaldabagno. E come si chiama un negozio? Leva e metti il negozio, che ti metti una moda e poi ietti! Roberto Amato, bravo, bravo! Vabbè, noi ci riprendiamo un attimo perché sono un po' tramortito. Musica e torniamo tra pochissimo. Signorita, I wish I could pretend I did. I need you, but every touch is la la la, it's strong la la la. Oh, so be running, oh, you keeping coming for then the Miami. Ten hours of your summer rain, sweet dripping off me before I have a man. I wish I could pretend I did. I need you, but every touch is ooh la la la, it's ooh la la la. Oh, I should be running, oh, you keeping coming for you. Bravi BB Band, applauso, applauso a loro. Il nostro chitarrista si chiama Giovanni Cassisi, segnate il nome e cognome per sporgere denuncia qualora doveste ricevere delle citofonate a casa vostra e qualcuno vi fa la schitarrata e vi chiede cosa cantare, insomma vi propongono delle cose strane. Lui è Gianbirtone, Emanuele Gianbirtone, via Gianbirtone numero 1, video. Stavolta lo sento, stavolta lo sento. C'è Gigi? Signora, stiamo facendo il 3x2 sull'enciclopedia. È interessata? C'è Gigi? È enciclopedia. Pronto? Non c'è. Chi è? Mandare dalla mamma a prendere? No, devo dirti qualche cosa che riguarda noi. Signora, buonasera, buonasera. Giova, fermati. C'è un panificio, un attimo che ho fame. Ah, un panificio? Ma sei scemo. Mettiti la cintura. Via Cassisi Giovanni numero 3 per la denuncia, poi il codice fiscale in sovraimpressione, tutto a posto. Bravi ragazzi, molte volte parliamo di abbigliamento al primo appuntamento, elegante o casual, poco importa, fate un po', sentitevi voi, non c'è problema, però evitate di fare una cosa che fanno tutti, cioè andarsi a provare i vestiti in un negozio e poi comprare su internet, sui esatto. Siti, nel senso che non vogliamo boicottare il sito, però se andate al negozio soltanto per provare, bravo. Sappiate che ci va di mezzo il personale che poi deve rimettere
mettere a posto, il capo che si sgualcisce, personale che non incassando il negozio non può magari avere garantito lo stipendio, quindi evitate questa cosa. Comprate direttamente su internet e in caso tornate indietro. Ecco, ma poi, ecco, io non capisco poi una cosa, ma questi siti come fanno a capire quante persone ci vanno, cioè come funziona? Allora, in realtà, come spesso accade, i siti internet hanno dei contatori veri e propri, okay, che fanno vedere quante persone entrano ed escono. Perfetto. Google, da sempre, rappresenta per i siti internet quello che per noi una volta erano le pagine gialle, ti ricordi? Certo, quindi certo, dove trovare tutte, le pagine bianche anche per l'utenza domestica. Ecco, qualche giorno fa Google ha lanciato il suo Site Kit. Wow. Sembra una cosa difficilissima. Chi non conosce? Invece cos'è? È un kit per chi si occupa di internet, ma anche per i piccoli negozianti, per esempio, che volessero aprire uno store online, e con questo kit hanno le fondamenta per fare successo. Perché in un solo prodotto hanno gli accessi, quindi il conto accessi, hanno la possibilità di pubblicizzarsi su altri siti e in più riescono a indicizzarsi, quindi a salire e a posizionarsi meglio su Google. Un prodotto per tutti. Quindi va benissimo il sito, però se vi provate i vestiti e poi li comprate su internet, non si fa, non si fa, non si fa. Cose che non si fanno al primo appuntamento, perché di questo stiamo parlando, sono quelle di cui ci parla Carlo Savoca. Bravo Carlo. Buonasera. Due volte io lo saluto e dico tutta la per educazione, per educazione. Cosa allora, non si fa al primo appuntamento? Cosa non si fa al primo appuntamento? Allora, potete andare vestiti come volete, appunto, tranquilli, non vi preoccupate. Evitiamo magari le tute, le canottiere, le cose. Evitiamo. Allora, di quello di cui stiamo parlando, sì, probabilmente è meglio se andate in canottiera. Perché le tre cose che non si devono fare assolutamente al primo appuntamento, mai, tipo come mettere, che so, il parmigiano nella pasta con le lenticchie, no, è assolutamente, è non parlare delle storie precedenti. No, si fa. Cioè, già perdi punti, scali. Non è che ti dice, spacchiamo la libido, via a terra. Via, andiamo. Certo. La seconda cosa è, arrivata a fine serata, non puoi presentarti col conto davanti e dire vabbè, allora viene tipo 14 a testa. Come, scusa? 14 a testa. Così, lapidario. Non si fa. Almeno per la prima volta. Ah. Poi, anche se la donna dovesse per caso insistere, no! Non si fa! Non si fa! Ma fatti prestare 10 euro da quello vicino, cioè, ma non... Ma poi, cioè... Vai al primo appuntamento, se è una cosa importante, fai. C'è Fin Domestic, cioè vai là, ti mette 100 euro e ti fa bella Bravo. Serata. Terzo consiglio è, no, in fase di chiacchiera, perché sì, si chiacchiera, sì, tavolo, non chiedere mai a lei, mai. Ma tu, gioia, quando guadagni? No, bruttissimo. Ma ti Oppure, immagini? Ma ci avete case? Stai bene? Tipo, ma me lo mandi uno screenshot dell'ISEE? Dai, non ma, si ma fa. Ma bruttissimo questo. Non si fa. Posso aggiungerne una? Prego, tipo, così prego. Facciamo il 3 bis. Prego. Allora, non ci fa niente, giusto? Che ma sai, 40 anni. A prenderti stasera. Popi. Con la mia torpedo blu. Ecco, è capito, anche la trombetta. Posso chiamare un applauso per la BB? Applauso. Allora, la 3 bis, e poi chiudo, ragazzi, non ci fa niente, giusto? Ma se avete 46 anni, non dite che abitate ancora con i genitori. No, non si fa. Non lo dire. Sai, c'è una dépendance. C'è una dépendance. Sì, ma dov'è? È sistemata tra la cucina e il bagno. Ti posso spingere? Che io sono abituato. Va. Carlo Savoca. Invece abbiamo una cosa molto, molto carina. Quest'anno ci sono delle novità, come vi dicevo nel corso di queste puntate. Abbiamo un bravissimo nostro telespettatore, tra l'altro, che ci segue, ma essendo sempre in giro per il mondo, l'abbiamo reclutato. Si chiama Fabio Marino e ci manderà un video ogni volta da un posto diverso del mondo. Buonasera amici video mediterraneo, oggi vi parlo dalla bella Kuala Lumpur, scusate, capitale della Malesia, e più precisamente da questa vivacissima e colorata strada che si chiama Jalan Alor, che è prettamente una strada di street food, di cibo di strada, prettamente cinese. Anche la popolazione malesiana è composta infatti per il 50% da malesiani, da etnia malè, per il 30% cinesi, per il resto piccole etnie come indiani e altre piccole etnie anche del Borneo.
Come potete vedere si trova di tutto, c'è frutta, ci sono tutte le varie varietà di pesci. E la particolarità di questa strada, di questi ristoranti, che tu scegli quello che vuoi mangiare, come potete vedere qui abbiamo del pesce, scegli il pesce e loro lo fanno alla brace. Cioè qualsiasi cosa tu voglia scegliere, sono spiedini e pesce, ti siedi, ordini e in 5 secondi arriva tutto. Guardate, vi lascio anche con una panoramica di questa, dei colori, di questa città. C'è un caos pazzesco, non so se mi riuscite a sentire, però adesso, visto che penso che sia arrivato anche il mio, sono arrivati i miei spiedini per non farli raffreddare, vi lascio con la musica, col colore, con la bellezza di questa gente. Buonasera, buonasera. Bentrovati, seconda parte di Buonasera, Buonasera. Buonasera! Pronti e scattanti, parliamo oggi di primo appuntamento. Come si va vestiti? Ovviamente vince sempre la sobrietà. Per esempio, la nostra Giorgia, per favore Giorgia, ti puoi alzare? Facciamo un applauso perché è vestita benissimo. Nel senso che se vai ad un primo appuntamento così sei elegante, ti fai notare, però non fai capire cose che non devono essere capite. Quindi è un abbigliamento sobrio. Come vai solitamente al primo appuntamento? Sei fidanzata? No, tasto dolentissimo. No. Vabbè, non ci fa niente, figuriamoci. Se domani dovessi incontrare un lui che può piacerti, come andresti vestita la sera? Ma in modo elegante, non troppo eccessivo, perché ciò che conta è quello che io riesco a trasmettere alla persona. L'importante è... No, come se sei. Grazie. Ma smetti. Pretendo, è inutile che dici di no, io questo amore lo... Giorgia, siamo d'accordo con te, grazie per il tuo intervento, ma smettila per favore. Ma parliamo di studi, parliamo di una persona che invece ci dirà, parliamo di Ivana Leotta, ci dirà cosa ha studiato, cosa ha carpito dai suoi libri, dalla sua biblioteca, circa il primo appuntamento. Perché c'è la psicologia della moda. C'è dai. Un po' una psicologia un po' su tutto, no? Sui vari aspetti. Ma prima sono andata a chiedere in giro al primo appuntamento come preferite vestirvi, elegante o casual? A micca e a mucca. Appuntamento, come ci vestiamo, elegante o casual? Niente elegante, ma assolutamente casual. Il primo appuntamento elegante. Sneaker bianche, pantaloni in gabardina beige o verde militare e camicia in lino effetto stropicciato. Dobbiamo dare l'impressione di aver fatto attenzione al look, però in modo molto easy. Pulirei assolutamente i tacchi. Se scopriamo il décolleté, copriamo le gambe. Ci può essere anche l'imbarazzo di essere un po' di troppo, quindi casual tra il sì e il no, no? Quindi un momento di speranza, un momento di... speranza! Elegante ma anche un po' provocante. Il trucco deve essere comunque leggero. Elegante. Anche il profumo conta, eh. Prima lavatevi e poi il profumo. Casual. Come vi devo vestire? Sempre casual. Beh, sicuramente casual. Jeans, camicia. L'uomo come deve essere invece? Col portafoglio pieno, sicuramente. Buonasera, buonasera, sempre. Ciao. Buonasera, buonasera, due volte sai perché.
Quindi praticamente vinci il casual. Ci troviamo un po' d'accordo, però ogni tanto se c'è una giacca, visto che decidi di portarla in un ristorantino un po' più, mica è una, cioè magari non ci andate di smoking e papillon, però elegantino un pizzico, ma casual va bene. È giusto, teniamoci va tranquilli, okay. Bisogna sempre essere sobri comunque. Appunto, appunto. Ma sai perché tutti preferiscono l'abbigliamento casual? No. Per esprimere al meglio se stessi. E questo ce lo spiega la psicologia della moda. Certo. Perché il nostro corpo ha dei linguaggi. Ah, certo. Attraverso gli accessori, tutto ciò che noi indossiamo, esprimiamo un po' la nostra identità. Sveliamo tutto ciò che abbiamo dentro. Quindi ogni vestito che indossiamo ha un significato importantissimo. Tutto questo poi si riconduce a dei processi sociali e cognitivi che ci mettono in relazione con l'altro. E tutto ciò, a maggior ragione, avviene nel primo appuntamento. Naturalmente, quindi se poi lei o lui non vi vogliono rivedere, magari non è scattata quella cosa per cui hai sbagliato un atteggiamento, hai sbagliato un accessorio, sei stato eccessivo. Troppo provocante. Qualcosa, troppo provocante. Troppo trash. Ecco, scicchio un laro di una nottata rimmendo. Magari sui social eri in un modo, di presenza no, ma quello è un altro discorso. Però se sbagli qualcosa nell'approccio, tipo allunghi le mani, lui e la mia lei, beh, sei una libidine. Ecco, se tu magari al primo appuntamento non le metti la mano, non le prendi a braccetto, non le metti una mano qui sulla spalla, ma cominci a toccare le cosce e le cose, questo può essere spiacevole. Ma sono sti mascoli che tocco di cosce, a me non fosse. Era una mia vecchia tecnica quella. No, naturalmente, attenzione, cioè non vogliamo fare i santi, quelli che stanno da un'altra parte del mondo. Però ci sono anche quei primi appuntamenti lì che uno dice, vabbè, ce la colliamo entrambi. No, cioè, ma ce la colliamo entrambi, storia. Andiamo a finire anche sui divani oppure in macchine appartati, non è un problema. L'importante è che lo si voglia in due. Grazie Ivana Leotta, applauso alla nostra pedagoga. E noi passiamo a Roberta Amato che ci parla di un argomento molto importante, un primo appuntamento. Importantissimo. Di quelli, ecco, che hanno fatto storia, la storia della nostra infanzia. Sì, vi ricordate l'episodio Cuore di donna di Lady Oscar? Certamente. Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh, Lady Oscar, anche nel duello quando arrivi tu. Oh, bombardo, volevo un maschietto. Un maschietto, ma hai messo in alto. Oh, velocissimi, che bello quando c'ho i finali, mi sento carica. Sì, Oscar, vai. Dopo una vita che si finge uomo, tormentata dal suo amore per il conte di Fersen, un bel giorno si sveglia, chiama la servitù col campanellino e dice, chiamate l'estetista, vai, io ballo che c'ho conte di Fersen. Dopo 18 anni che non mi depilo, né io, ci posso fare i trizi. E chiamate la migliore estetista di Francia, e precisamente Giuseppe Appalado, lasciato 80 pamme. Cipapila. Esatto. Sì. E magari la onicotecnica caia sugna su talugna e si prepara. Vestito cannocca, capelli a tubo, tacco 12 e un paio di tappine nella, nella borsa. Che non si sa mai. Che poi uno... I cosetti che merletti tipo Enjoy Codic e al grido di come finisci seconda e ogni lassata è pessa patti. Ed entra nella grande sala da ballo e tutti si accorgono di quella dama e dietro i ventagli si chiedono. Ma chi è? Ma è la baronessa di Mincacco? No, mi sembra la principessa di Village Saint-Agathe. Siete sicuri che non sia la principessa del Village Sainte-Marie-Gorette? E ovviamente, te Gianbirtone, piglia! E ovviamente complimenti, pure, ottima presa. Pure lui Fersen si accorge di lei, la Lucca si avvicina e dice sei davvero molto benissima, balliamo, che bello, abbiamo un minuto. Niente, Oscar è troppo priata, il suo primo appuntamento sta andando alla grande e già pensa al matrimonio, un locale, bomboniere, un reale, testimoni, pensa al nome dei figli, Piccolette, Giorgetto, Cosette, no, che poi chiamano Cosette Lot, no, Cosette Spunato. Ma tutta la grande, fino a quando il conte di Fersen si adombra, diventa triste, ha avuto una nottata di menno. Oscar gli chiede che c'è gioia, chi fu, ti mosso iatto. E Fersen risponde, no, beh, che sogno è stato ripicco, non mi manca. Gli butto un po' di paranoia. Cioè, va, praticamente, non sono ancora pronto, tu sei speciale, tu sei ruci come lo zuzzo, sei tocca, tocchissima, per carità, però, cioè, non me va adesso. Sono io quello sbagliato. E se ne va, Lady Oscar, tristissima, il suo primo appuntamento è andato di... È andato male. E se ne va, si metti i ciabatte che aveva una borsa, usapeva che aveva ecco, è un minuto aveva. Non parlava così le cose. Roberta Amato, bravissima.
Noi ci lasciamo con l'ultima canzone di oggi, suonata dalla BB Band, e poi saluti finali. Giorgia, ti ringrazio Carlo Savoca, Agnese Maugeri, Roberta Amato, Davide Di Bernardo, gran lavoro alla videoregia sul nostro mega insegnone maxi schermo, Gian Birtone al basso, Ivana Leotta alla voce e Giovanni Cassisi alla chitarra. Dove c'era il silenzio.